Vediamo una terza pista. Abbiamo visto i successi, i risultati raggiunti, le difficoltà superate. La terza pista è le cose che mi riescono facili. Lo faccio, non c'è problema per me. Se io onesto, è per tutti così? Oppure tu sai che a qualcuno la cosa non è così facile? E addirittura mi chiedo, ma come mai fanno tanti problemi? Come mai tante difficoltà a fare quello? A me riesce così facile. Allora, ti riesce facile proprio perché hai determinate capacità, determinate risorse. Mia madre era pittrice, ogni tanto le veniva voglia di fare un corò o di fare un altro attore famoso, lei si metteva lì e lo faceva. E aveva proprio l'aria di dire, ma dov'è il problema? Dov'è il problema? Anche qui c'è una storiella carina. Uno che va al museo e vede davanti a un quadro famoso, uno là che lo dipinge. Allora si avvicina un guardiano e gli fa, mi scusi, ma quando mettete quello nuovo, del quadro vecchio cosa ne fate? Allora, c'è questa... è naturale, è facile, dov'è il problema? Sì, è facile perché sei capace tu. Vediamo un altro campo interessante. Si chiama abitualmente pollice verde. Ma come fai a avere le piante così belle? Cosa vuoi che faccia? Niente, come niente. Sai cosa capita a una pianta se non gli fai niente? Muore. Cosa gli fai? Ma non lo so. La bagno, la metto alla luce. Hai una capacità, una sensibilità. Senti la pianta che ha bisogno di essere bagnata di più, di meno, che ha bisogno di più luce, di meno luce, di essere girata, di essere... È così naturale, così. Sì, perché hai quella capacità. Allora vai a vedere nella tua vita le cose che tu fai così, con semplicità, con naturalezza, però... Sii onesto, non è per tutti così. Vuol dire che tu hai delle capacità. Che capacità hai dietro a quelle cose che fai così facilmente? Vediamo ancora un'altra strada. Le cose che gli altri dicono che fai bene. Allora, senti, fallo tu che riesci così bene. Io riesco bene, ma è naturale farlo così. Siamo di nuovo lì, naturale per te. Ci sono delle cose che abbiamo bisogno di ricevere di riflesso dagli altri, perché noi non siamo così abili e capaci a leggere dentro di noi. E allora sentire gli altri è un'astuzia. Non sono gli altri che decidono, non sono gli altri che fanno la lettura interiore al nostro posto, no. Siamo noi, però gli altri ci danno delle indicazioni. Se mi dicono quello lo fai proprio bene, vai a vedere che capacità ci sono dietro. Tu cucini proprio bene, fallo tu. Potrebbe esserci solo la voglia di sfruttare da parte degli altri, ma anche cucinare bene, che ti dicono ma come cucini bene, vai a vedere perché. Cosa c'è dietro? Ci sono delle sensibilità, ci sono addirittura delle capacità di sentire mentalmente il sapore. Se io metto questo e poi aggiungo quello, viene fuori quel sapore e lo sento mentalmente. E allora poi preparo qualcosa di buono. Ci sono delle attenzioni, perché a volte per cucinare dei piatti bisogna fare una serie di passaggi. E se non fai proprio quella serie di passaggi così, non hai quel risultato, non ti viene fuori così. Vai a vedere quello che gli altri ti rimandano di positivo di te, cosa vuol dire di te? E anche quella è una strada. E poi ce n'è una che è particolare, perché è più difficile da capire, ma apre degli orizzonti che sono interessantissimi. I grandi desideri della tua vita.
Quando ero bambino volevo fare l'astronauta. Quando ero bambina volevo fare la cantante. Quando ero bambino volevo fare il giocatore di calcio. Quando ero bambino... E poi andando avanti i desideri sono cambiati. Ecco, volevo arrivare a quel lavoro, volevo arrivare a sposare quella persona, volevo arrivare... Avevo dei sogni, ecco, i sogni proprio della vita. Non i sogni quelli di notte, eccetera, che conoscete bene, ma i sogni nel senso di grandi desideri della vita, da tutte le età, dall'infanzia a venire su. Quali sono i tuoi grandi sogni di oggi? I tuoi grandi desideri di oggi, quali sono? Ebbene, e qui viene il bello, dietro ogni sogno, dietro ogni desiderio, ci sono delle capacità che hanno voglia di vivere. Delle capacità che dicono tu non mi vivi abbastanza, io sono più grande di quanto tu mi usi. Se tu mi usassi per quel che sono, arriveresti qua, là, là. E poi non è vero che se tutti i ragazzini che vogliono fare il grande campione di calcio usassero le loro capacità diventerebbero campioni di calcio, perché non abbiamo bisogno di 100.000 campioni di calcio in Italia. No, quindi certo che ci sono dei limiti, che se tutti quelli e le ragazze che vogliono fare le veline, se lo vogliono diventano veline, non abbiamo bisogno di 100.000 veline in Italia e così via. Quindi a quel livello materiale non c'è garanzia. Ma queste capacità sono più profonde, queste capacità chiedono di essere realizzate in tanti modi diversi. Ok, abbiamo visto scoprire le proprie positività della propria vita, una strada di conoscenza, di crescita. Adesso andiamo a vedere un'altra, che è cicatrizzare le proprie ferite. Non può essere la prima, perché per cicatrizzare le ferite io devo avere degli appoggi solidi, devo avere una conoscenza di una validità mia, devo avere una percezione fondamentalmente positiva di me, anche se con delle ferite, appunto, anche con qualcosa che soffre, però c'è questa realtà positiva prima di tutto. Allora, cicatrizzare le proprie ferite che cosa vuol dire? Vuol dire rendersi conto che ci sono state delle sofferenze che non sono state gestite in maniera corretta. È normale, a partire proprio dall'infanzia, difatti le ferite più dolorose, le ferite più faticose, le ferite più problematiche sono proprio quelle dell'infanzia, i traumi infantili. Cosa vuol dire? Come nasce un trauma? Cos'è? Quando il bambino sente arrivare una sofferenza troppo grande perché la possa sopportare, scatta un meccanismo di salvezza che si chiama rimozione e che fa sì che lui prenda questa sofferenza e la sposti nell'inconscio. Ecco, dietro quella tenda c'è l'inconscio. La metto lì dietro, non c'è più. E il bambino può continuare a crescere, può giocare, può ridere, può sentirsi tranquillo. Una sofferenza troppo grande, cosa può essere? Pensate, una paura di abbandono, sofferenza tipica del bambino, paura di essere abbandonato. Ma non è necessario che sia abbandonato realmente, non è necessario che ci sia il reale pericolo. È il bambino con la sua intelligenza limitata che valuta e può arrivare a delle conclusioni terrificanti, come quella di essere stato proprio abbandonato. Perché? Perché la mamma è andata all'ospedale 2 settimane e il bambino mi ha abbandonato. Cioè l'idea che la mamma non sia contenta di stare all'ospedale, che stia contenta, non sia contenta di stare lontano da lui, non fa parte del suo ragionamento. Il bambino sente abbandono, punto.
di non essere amato, carenze affettive. Guardate che le ferite per carenze affettive sono a mitraglia. Ad esempio, il bambino che al mattino vede papà, mamma che vanno a lavorare, oppure quando si sveglia lui, si alza lui, già non ci sono più, sono andati a lavorare. Ragionamento molto logico, facile e coerente. Se papà e mamma mi volessero bene, starebbero a casa a giocare con me. È chiaro. Se vanno a lavorare, vuol dire che amano più il lavoro di me. Allora, in alcuni casi è pure vero. Ma nella maggioranza dei casi anche papà e mamma sarebbero contenti di stare a casa con lui a giocare invece che andare a lavorare. Ma il bambino non conosce l'andamento della società, non sa cosa vuol dire guadagnarsi la vita. Secondo elemento, le previsioni per il futuro. Perso questo pullman può essere un disastro per me, perché era un appuntamento importante, era necessario, il prossimo sarà tra un quarto d'ora, troppo tardi, non posso, non so come fa, eccetera. Quindi io posso rendermi conto del futuro e quindi la mia reazione è dovuta anche al futuro che prevedo. Ma c'è una terza causa che è nascosta e che può essere determinante. Che cosa mi ricorda del passato? Che cosa mi ricorda del passato? E questo terzo elemento non è cosciente. Se le persone non fanno un certo lavoro, non lo coscientizzano. Ad esempio, arrivate in un posto e trovate, adesso non qui, che sono persone sconosciute, ma non c'è tra di voi interazione di gruppo. Immaginate di arrivare invece a un posto dove si fa festa, si sta assieme, si condivide e subito una persona vi risulta antipatica, a pelle quello che si dice. Cosa vuol dire? Vuol dire che quella persona, per chissà quale motivo, ti ricorda qualcuno che nell'infanzia ti ha fatto soffrire. Magari era un vicino di casa che tutte le volte che gli pestavi i fiori nell'aiuola ti urlava dietro. Ci aveva pure ragione, ma il bambino ragiona così. Magari era la maestra che ti umiliava quando sbagliavi, quando... Magari era, ma sapere chi ti ricorda quella persona, lo strozzerei. Ma scusa, l'hai visto un minuto fa, cosa t'ha fatto? Cosa t'ha fatto? Mi sta antipatico. Cosa vuol dire mi sta antipatico? Vuol dire che mi tocca una ferita, mi tocca una sofferenza antica dentro di me, che tutto, potrei anche non rendermi conto di qual è, però la sento molto forte. Oppure pensate a un'espressione che si sente a volte. Io non sopporto quando... Oppure, io non sopporto le persone che... Cosa vuol dire? Vuol dire che in quei fatti o in quell'agire c'è il richiamo di una ferita. E mi fa schizzare. E proprio io lo sento dentro in maniera terribile. Perché la mia reazione non è solo a cosa capita adesso, ma la somma di quei tre elementi. Adesso cosa prevedo per il futuro e cosa mi ricorda del passato. Prendete, non so, una reazione che capita a molte persone, timidezza, la timidezza. C'è qualcuno, c'è questo da leggere, qualcuno che vuol leggere, improvvisamente che nessuno sa leggere. Non ho voglia di espormi davanti agli altri. Preferisco starmene in un angolino tranquillo. Che cosa vuol dire? Da dove viene la timidezza? Viene da una sofferenza ricevuta normalmente da bambino. Non so, facciamo un esempio. Tenete conto che gli esempi sono possibili ma non garantiti. Cioè non è tutte le volte che è capitato quello, poi c'è stata quella ferita. No, è possibile che ci sia stata quella ferita. E potrebbe anche essere derivata da qualcos'altro di immaginabile.
È stato il bambino che gli hanno fatto recitare la poesia, l'hanno fatto cantare, l'hanno fatto ballare, l'hanno fatto imitare chi andava di moda in quel momento e poi gli hanno riso in faccia. E il bambino resta terribilmente ferito. E dentro di sé giura che non farà più niente davanti agli altri. E allora viene fuori il bambino timido. Nelle recite delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e così via, si vede un fenomeno di questo genere facilmente in molti bambini, non in tutti, perché altri non hanno quella ferita lì, ne hanno altre, e andare sul fondo del palco, proprio schiacciarsi sul fondo del palco, cerchiamo di stare il più lontano possibile. Allora, le ferite dentro di noi si manifestano con delle reazioni sproporzionate. Finora ho fatto esempi di reazioni sproporzionate di sofferenza, di rifiuto, ma ci sono anche reazioni sproporzionate di bisogno, di avere, ad esempio, carenza affettiva. Ho bisogno di essere amato. Ma sì, tutti hanno bisogno di essere amato, ma c'è la persona che ha un bisogno che direi patologico, cioè è sempre alla ricerca e sta cercando qualcuno, e se riesce a catturare qualcuno, dimmi che mi vuoi bene, dimmi che mi vuoi bene, dimmi che mi vuoi bene, non gli basta mai, perché una delle caratteristiche di queste ferite è che non si saziano ricevendo quello che chiedono. Sembra, ma non è quella la strada della cicatrizzazione è molto più lunga. Che potrebbe essere un'esperienza magari di mossa di qualcuno che volontariamente non ci ricordiamo, appunto, ho fatto subire qualche torto. Io ho questo problema, ho avuto questo problema con una persona che tuttora non riesco a sopportare, a tal punto che ho proprio rotto, essendo una parente acquisita, ho dovuto rompere il rapporto proprio perché io andavo a vomitare quando veniva a casa mia. Non so che cosa potrebbero di fatto. Non so che cosa, per quale motivo. Dunque, io parlo in teoria, quindi non c'è nessuna garanzia che no, sia certo, la sua no, situazione. Certo. Questa persona le ricorda qualcuno di ributtante, le ricorda qualcosa. Più che di ributtante, qualcosa vuole espellere da dentro di sé, perché tante volte il vomito vuol dire togliere da dentro di sé, vuol dire liberarsi di. E quindi, ma a un certo punto il suo comportamento, il rompere questo rapporto non è stato così grave, così per il rapporto con la famiglia. Ho smesso di vomitare, c'è questa realtà. E sì, lì bisognerebbe andare a vedere perché si potrebbero toccare delle cose delicate, perché il vomito è una cosa molto significativa. Infatti, una volta che succedeva una cosa del genere, perché arrivava tanto, cioè veramente, sì, mi si è comportato benissimo, per carità, non è che così da nulla ho avuto questa antipatia, poi nel tempo non si è comportato bene, però troppo, un'ossessione che poi è diventata... che si è poi manifestata addirittura fisicamente. Ecco, ne aggiungo un pezzo allora. Io ho dato la somiglianza fisica, ma quello è solo proprio il primo impatto immediato. C'è poi anche il modo di fare, di comportarsi. Esatto, quello credo che è la somiglianza fisica. Quando quella persona viene e mi mette il braccio attorno alle spalle, io schizzo. Magari quello lo fa per dimostrarmi che mi vuole bene, per superare, si rende conto che io ho qualcosa contro di lui, allora per superare mi mette e peggiora la situazione. Poi ci sono le idee, cioè ci sono tante dimensioni che possono provocarmi questa reazione sproporzionata. Perché se io penso giallo e lui pensa rosso, possiamo benissimo andare d'accordo e magari essere amici. E invece... il fatto che pensi quello mi porta
Ecco, allora lì bisogna andare a vedere cosa c'è dietro quel pensiero, dietro quell'idea. Cioè, possono essere tanti gli elementi. Normalmente noi conosciamo le persone prima dall'aspetto fisico, che è la cosa che vediamo per primo, poi da come si relaziona subito, il primo impatto di relazione, poi dalle idee, poi da come vive, le scelte di vita. Man mano si va avanti nella conoscenza della persona e uno può scoprire qualcosa che gli tocca una ferita andando avanti. Quindi all'inizio mi sembrava simpatico e poi invece a un certo punto non lo sopporto più. Capitano queste cose. Ma notate che la gente ne parla di meno, ma è vero anche il contrario. Di persone che risultano simpatiche semplicemente perché mi ricordano una persona che mi era simpatica quando ero piccolo, quando ero ragazzino, quando ero adolescente. E io non me ne rendo conto, ma come la vedo dico, com'è simpatica quella persona, e mi avvicino a quella persona. E notate che cosa capita? Che questa persona mi vede arrivare sorridente, la sua reazione più normale è che risponda sorridendo, e che quindi veramente nasca un'amicizia. Ma è nata, primo spunto, perché mi ricordava un'amicizia. Quindi le reazioni sproporzionate non sono soltanto in direzione della fatica, della sofferenza, della reazione negativa, ma sono anche in funzione della reazione positiva, valida. I truffatori di professione sono persone che sanno toccare dei punti positivi facilmente in tante persone. Sanno smuovere, magari non lo sanno neppure loro, però hanno l'esperienza. Sanno che presentandosi così vengono accolti e ricevono fiducia. Ma perché gli hai dato fiducia? Ma sembrava una persona così per bene. Ma cosa vuol dire per bene? Aveva la giacca e la cravatta? Basta quello per dargli fiducia? No, non è solo quello. Perché anche quello là che ha la giacca e la cravatta non gli do fiducia. Eppure, e uno non sa dire che cosa, è lo stesso fenomeno. Ha toccato dei tasti, delle realtà, delle esperienze positive, valide. Ma questo è una realtà molto comune, anzi mi va bene chiudere la sera, c'è ancora qualcosa che qualcuno ecco. E quindi come si cicatrizzano le ferite emotive attraverso 3 anni di analisi? Attraverso il portare a livello conscio, sì. Quello che... Quindi, sì. Primo punto è percepire che mi sta toccando una ferita, che non è lui, ma è una ferita mia. L'esempio che faccio abitualmente è che se io ho una ferita qui e uno mi tocca qui, è un amico, mi tocca qui, è un nemico, mi fa urlare del dolore, ma non è lui che da amico è diventato nemico, è solo che mi ha toccato una ferita, e quindi la mia reazione è alla mia ferita. Dunque, prenderne coscienza è sicuramente il primo passo, rendersi conto di avere delle reazioni sproporzionate. Qualcuno magari ce l'ha ben presente e qualcuno invece ha proprio bisogno di rendersi conto che è lui che ha quel tipo di reazione, perché la prima cosa che uno dice sono gli altri che mi fanno gridare. Sì, ma perché tu hai una ferita lì, perché quando ti toccano qui non gridi. Invece lì è una ferita, quindi è certo che se gli altri non ti toccassero più lì andrebbe meglio, ma non sai, la gente sono tutti, quindi non puoi istruire tutti a non toccarti lì. Quindi prendere coscienza della reazione sproporzionata, prima cosa è quella. Poi è un cammino, ve lo riassumo in due parole, lasciarsi sentire quella sofferenza in modo da sistemarla all'interno dell'organismo psichico. Però questo è un passaggio difficile, Freud lo chiamava abreazione, altri lo chiamavano catarsi, eccetera. È un passaggio che richiede tempo, che richiede avere delle sicurezze interiori, degli appoggi e così via, e allora uno un po' alla volta ci arriva. Uno se lo può fare così tranquillamente da solo su ferite abbastanza piccole.
su ferite più grandi è meglio farsi aiutare, ma notare che anche qui uno può farsi aiutare da un amico, da un parente, però deve avere delle caratteristiche, ci vuole un rapporto di una fiducia profonda, sapere che l'altro non parla in giro, sapere che l'altro non va in crisi lui, sennò alla fine siamo in due in crisi invece che uno, e quindi ci vuole tutta una serie di attenzioni. È un argomento molto complesso questo. Invece volevo parlarvi, proprio per concludere, mancano due minuti, delle reazioni positive, che sono belle e che uno se le gode tranquillamente. Ad esempio, le cose che si mangiavano da quando eravamo bambini nei giorni di festa sono delle cose che ci piacciono in una maniera sproporzionata. Goditele tranquillamente entro certe misure. Se poi si tratta della bagna cauda, fai attenzione agli incontri dopo, eccetera. Sono cose che uno si può godere tranquillamente. Pensate ai posti dove uno è cresciuto bambino. Sono posti bellissimi, goditeli se puoi tranquillamente, sapendo che è una reazione sproporzionata, ma vai sereno, vai tranquillo. Certi giochi che ricordano quelli fatti da bambino, no? Quindi può essere per uno giocare a carte, per uno può essere giocare a chissà che cosa, sono delle reazioni sproporzionate, ma ti danno gioia, stai tranquillo, goditelo. Se riesci a trovare chi gioca con te al gioco dell'oca, e gioca al gioco dell'oca tranquillamente, sapendo che per te è una gioia sproporzionata, te la godi, non c'è problema. C'è problema se io per mangiare quella cosa mi rovino il fegato, mi rovino la vita, se per andare a vedere quel posto io faccio chissà, o per trasferirmi, trasferisco tutta la famiglia in quel posto sperduto perché era la mia infanzia, ma guarda che crei problemi, eccetera. Ci possono essere dei problemi, ma se no, fondamentalmente sono cose che vi potete godere tranquillamente. E questo è l'augurio che vi faccio, tante cose belle da godervi nella vostra vita, nella vostra realtà e nelle vostre esperienze.